Tu ci chiudi le palestre e lo fai perché non sei mai stato in palestra, non sai cosa vuol dire la palestra per noi. La palestra non è solo stare bene fisicamente, è il nostro tempio. Buongiorno ragazzi e benvenuti ad un altro video. È martedì, è il mio content day. In questo video andremo a parlare della mia condizione peak che avevo raggiunto a dicembre, che secondo me era il mio fisico migliore di sempre, e andremo a paragonarlo con il mio fisico attuale che sto ricominciando ad andare in palestra. Ho fatto 3 allenamenti di fila, 3 giorni di fila, che è veramente incredibile. Sono fortunato, sono grato. Mai più mi permetterò di skippare un leg day o altro perché so in che condizione state voi in Italia, dato che ora hanno rimandato ancora una volta l'apertura delle palestre. Mi dispiace veramente un sacco. La settimana scorsa ho fatto un podcast con Martina Provenzano di C-Mockers, che ho messo sul Kaizen Podcast e per ora lo state amando, quindi grazie veramente di cuore. Voglio riuscire a portare degli ospiti più importanti anche sul Kaizen Podcast, che magari hanno fatto un percorso non standard da cui possiamo imparare, io in primis, e Martina è proprio una di queste, quindi vi consiglio veramente di andarla a vedere e recuperare gli episodi del Kaizen Podcast se non l'avete ancora fatto. Poi, seconda cosa, abbiamo fatto il lancio di Kaizen. È tutto andato alla grande e con Sammy abbiamo deciso di fare una piccola interruzione tra la prima stagione e la seconda stagione. Faremo un piccolo break di queste 2 settimane e Sammy se n'è andato a Marbella. Pensate un po', io sto qua, diciamo, al freddo lussemburghese, però almeno fra tipo mezz'oretta andiamo ad allenarci, ma quindi in primis facciamo il pasto pre-workout. Comunque vi volevo far vedere sto cavolo di skin fade che mi sono andato a fare ieri al parrucchiere. Io amo andare dal parrucchiere o dal barbiere perché mi sento veramente un uomo fresco e pulito. E allora, sapete che se mi seguite da un po' che tendenzialmente non faccio un vero e proprio pasto pre-workout, soprattutto perché mi sto allenando di mattina in questo momento e in passato quando mi allenavo di mattina letteralmente magari bevevo un po' d'acqua, mi facevo un caffè o una Monster e poi andavo. Di recente però ho iniziato a includere un primo pasto rapidissimo che vi faccio vedere subito. Serve praticamente solamente come fonte proteica lo yogurt, questo è il Total Fire che piace a me, oppure lo Skyr che è veramente una bomba, e poi ci vado ad aggiungere dentro anche una porzione che è solitamente 35 grammi di questi cereali che sono una sorta di special cake o una roba del genere. È super leggero, proteico, un pochino di carboidrati e yeah, questo è quello che andiamo a fare. Eccoci qua, super semplice, abbiamo già fatto la nostra bowl rapidissimo. Ho usato questa volta il Total Fage 5% che mi piace più dello 0% e non c'è veramente bisogno di ridurre i grassi così tanto, quindi il 5% a me va benissimo, mi piace anche di più di gusto. Se ci fosse il 2% avrei preso quello. E una cosa che volevo dirvi è praticamente sono arrivato a poco più, come vedete qua, di 150 grammi di yogurt, e la cosa fondamentale che provo a fare è comunque consumare almeno 20 grammi di proteine con ogni pasto, perché praticamente come funziona la sintesi proteica, una volta che tu ingerisci un bolus di proteine fai partire la sintesi proteica, e se tu rimangi un bolus di proteine entro, diciamo, le 2 ore dopo, diciamo che l'effetto sulla sintesi proteica potrebbe essere un attimino più meno accentuato, ok? Quindi cosa vogliamo fare per ottimizzare? Vogliamo avere più bolus proteici divisi da almeno 2-3 ore. La cosa buona dei latticini è che hanno un buon apporto di leucina, vuol dire che in realtà per far attivare la sintesi proteica non ci servono in realtà 20 grammi, bastano anche solo 15 grammi di yogurt o di qualsiasi fonte di latticini, quindi per me 150 grammi di yogurt erano più o meno 15 grammi di proteine, che è veramente perfetto come snack pre-workout per far già partire il massimo della sintesi proteica. Questa è una piccola ottimizzazione che a molti di noi non serve, ma se vogliamo fare le cose proprio il più perfettamente possibile, è una cosa che funziona così. Ok ragazzi, siamo appena arrivati fuori dalla palestra e ci sta un sole allucinante, c'è anche un po' una smella di tipo cavallo perché siamo tipo in mezzo ai campi lussemburghesi. Settimana scorsa vi avevo detto che non avevo ancora iniziato la mia programmazione, che stavo cambiando e valutando alcuni esercizi. Penso di aver deciso gli esercizi
e di aver implementato e impostato un programma su 3 giornate. Di conseguenza ora devo semplicemente fare queste prime 3 sedute in cui mi abituo agli esercizi, poi farò 3 sedute di massimale. Praticamente ho deciso di fare 2 giornate con più movimenti di isolamento e una giornata C che è quella con i movimenti composti, un pochino più pesante, un pochino più taxing a livello di CNS, di sistema centrale nervoso, ma è una bomba, mi piace un sacco il programma. Let's go! Pain World. Oh yeah. Ma no, ma scusa, se passo passo così. Merci beaucoup, merci. Raga, mentre scorrono in sottofondo immagini del mio allenamento, oggi volevo, lo sapete, uso questi voice over anche per me, per fare dei flussi di coscienza, per esporre il mio pensiero e semplicemente ragionare sulle cose. Settimana scorsa devo dire che è stata abbastanza difficile mentalmente e non sono per niente stato al massimo per quanto riguarda la mia testa, probabilmente perché avevo avuto così tanto stress, ma anche endorfina e diciamo piacere nel fare tutto quello che abbiamo fatto per il lancio di Kaizen, che letteralmente il mio corpo e la mia testa soprattutto solamente nell'ultimo periodo ha iniziato, diciamo, a realmente comprendere lo sforzo che ho fatto, e di conseguenza settimana scorsa veramente non mi sentivo granché. Meno male che da oggi che ho deciso di prendere in mano la telecamera, filmare la mia giornata, mi sono sentito molto molto meglio. Probabilmente veniva dal fatto che anche con Simon abbiamo deciso di fare un piccolo break, una piccola pausa in cui lui è andato a Marbella, e per me purtroppo ero tipo partito in quello stato mentale del voler fare le cose, di continuare a lavorare, di continuare a spingere, anche se bisogna essere molto sinceri, il mio lavoro ha decisamente preso un grosso colpo basso, soprattutto di recente, perché pensate, le palestre sono chiuse, magari tipo appunto loro sono andati sotto proprio da subito, io diciamo ci è voluto un pochino, penso che molti dei miei clienti continuavano anche perché era tipo dai, magari con la speranza che mese prossimo riaprono, e invece quando continuano a rimandare le aperture della palestra è normale che anche voi vi siete stancati, e vi capisco perché io mi ero stancato dopo letteralmente 2 settimane, quindi mi immagino mesi e mesi di home workout. Quindi tutto questo insieme, in più Instagram ha cambiato l'algoritmo, in più c'è meno gente sui social, che ovviamente è normalissimo perché il mio è un profilo fitness, quindi posso capire che in questo momento non è la prima priorità di tutti, è normale, però diciamo che la mia mente stava un pochino andando sotto sopra, e sono contento che tipo ci ho pensato, ci ho riflettuto, che ho deciso di esprimerlo, e anche oggi che ho preso in mano la telecamera sto molto molto meglio in questo momento. Quindi volevo parlare un attimino di 2 cose, in primis vedrete sicuramente un physique update qua sotto, e magari metto un physique update o l'ultimo physique update che avevo fatto a Marbella, quando stavamo lì a dicembre, ovviamente la luce è diversa, purtroppo quella è una cosa che mi dite molti, ma Giulio, puoi fare per favore physique update con la stessa luce? E avete completamente ragione, semplicemente è difficile perché viaggio abbastanza, quindi le condizioni, la situazione sia di luci che interno esterno, così non ho sempre tutte le clip con me. In questo momento avevo provato a trovare una clip all'interno a Marbella, ma non ce l'avevo, quindi una clip all'esterno, però potete vedere che ero semplicemente molto più definito prima, secondo me anche in termini di volume muscolare un pochino di più rispetto a come sono adesso. Però questo è normale, e la cosa positiva è che voglio parlarvi di muscle memory o memoria muscolare, e per quanto non è una cosa certa 100% dalla ricerca scientifica, è praticamente diciamo all'80% o 90% sicuro, nel senso che ci stanno degli studi fatti che dimostrano appunto la memoria muscolare, che non è altro che quando noi andiamo in palestra noi accresciamo i mionuclei, e praticamente delle cellule satelliti che sono circondanti e circondano le cellule muscolari. Quando noi ci alleniamo, quelle cellule satelliti, che praticamente sono cellule non specializzate, vengono piano piano trasformate in altre cellule muscolari, in mionuclei di cellule muscolari, e quindi queste cellule sembrerebbe, e si è visto in alcuni studi, soprattutto appunto in rodenti ma anche in alcuni umani, che quando noi semplicemente smettiamo di allenarci non perdiamo tutte queste cellule, quindi queste cellule rimangono, questi mionuclei rimangono, sì, si atrofizzano un po', ovvero riducono di volume, diventano un pochino più piccoli, ma molto probabilmente restano lì. Di conseguenza non appena riprendiamo la muscle memory è proprio questo, appena torni ad allenarti ci metti un metà o un terzo del tempo a tornare ai livelli di prima, mentre magari
magari prima ci avevi messo un sacco di tempo, proprio perché ci sta questo concetto di muscle memory, che sono le cellule satelliti che diventano mionuclei di cellule muscolari e che rimangono anche quando siamo deallenati, ok? Questo, e in altri studi si è visto appunto che questa è la circostanza migliore quando si riprende l'allenamento dopo un periodo di stop per fare una ricomposizione corporea, proprio perché anche se stiamo magari con un deficit calorico, una dieta che non è espressamente per la massa, proprio grazie a questo concetto di muscle memory, queste cellule satelliti, noi probabilmente riusciremo molto facilmente a fare questa ricomposizione corporea, perché entrando in palestra riaccumuliamo tutto il volume nei muscoli, riaccresciamo le cellule muscolari, riaccresciamo i mionuclei e praticamente prendiamo volume muscolare, e anche se stiamo in deficit potremmo bruciare un po' di grassi, che è quindi quello che io proverò a fare in questo periodo dei prossimi uno o due mesi. Spero che sia stato chiaro, fammi sapere se hai dei commenti o delle domande su questo argomento qua sotto nei commenti. Goditi il resto del video. Dai raga, finito l'allenamento, che figata. Questo sono io tra tipo qualche anno. No raga, manco per scherzo. L'allenamento è andato bene, sono felice. Tipo, stamattina non ho preso praticamente caffeina e mi ero letto una ricerca sulla caffeina che potrebbe essere, come ci sentiamo post assunzione di caffeina, potrebbe essere molto molto genetico e determinato geneticamente. E io comunque ogni volta che vedo appunto magari uno studio che dice dipende dalla genetica, provo sempre in pratica a vedere se mi trovo bene oppure no, e con la caffeina è proprio uno di quei compounds che a volte, se sono stanco e ho voglia ad esempio di un kick in più, mi aiuta tantissimo. Ma se ho già un sacco di cose per la testa e in più prendo della caffeina, allora in realtà mi sento solo che tipo c'ho la testa a scoppiare. Quindi oggi non ho preso niente, avevo molti pensieri e devo dire che è stata la scelta giusta, perché sono stato calmo, mi sono concentrato sulla respirazione e niente, devo dire sono veramente veramente molto molto soddisfatto. Cazzo regà, uno si sente così bene dopo la palestra e veramente mi dispiace un sacco che in Italia ancora non siano aperte. È una cosa incredibile, e mi ricordo durante la pandemia che tipo c'era un proprietario di una palestra che si chiama Dino, di una palestra a Birmingham in Inghilterra, che aveva letteralmente fatto un video in cui aveva parlato direttamente a Boris Johnson. Boris Johnson era il primo ministro inglese, gli aveva detto: Boris, tu ci chiudi le palestre e lo fai perché non sei mai stato in palestra, non sai cosa vuol dire la palestra per noi. La palestra non è solo stare bene fisicamente, è un tempio di è un tempio, è il nostro tempio, è il posto dove io vado per togliermi tutti gli stress, per dimenticarmi tutto quello che sta andando e sta succedendo nella mia vita, per concentrarmi per un'ora su di me, sui miei pensieri, sul miglioramento continuo, sul Kaizen. E tu ci stai chiudendo le palestre, ce le hai chiuse per un anno, stai facendo malissimo, non solo al fisico delle persone, anzi forse fisicamente è la cosa secondaria, stai facendo male alla mente, alla psicologia delle persone. E io, parlando con alcuni di voi su DM su Instagram, andatemi a seguire se ancora non lo fate, ho visto che è proprio così ragazzi, un sacco di commenti, un sacco di DM che sono normali su tipo qua ancora chiuso, qua ancora chiuso, grazie che ci aiuti ma io sono un po' giù, sono giù, sono giù. Cavolo raga, sarei giù anche io, tipo senza palestra, quei due mesi dove non ce l'ho avuto a Barcellona, dove mi sono allenato a casa, tutto un altro scoglio mentale che tipo appunto si viene ad aggiungere lo stress, il fatto che devi essere disciplinato, il fatto che ti devi automotivare in casa rispetto a semplicemente, che ne so, camminare, prendere una macchina per quello che è, andare in palestra, cambiare environment, tipo stare circondato di altre persone che si vogliono migliorare, è proprio tutta un'altra cosa, non si può proprio paragonare. E me lo ricordo e sono veramente grato, e ti posso solo dire che il momento in cui riapriranno le palestre, te lo giuro, te lo prometto, avrai un rilascio di endorfine così forte che ne varrà veramente un sacco la pena. E poi probabilmente quando riapro le palestre in Italia ci sarà anche una piccola sorpresa sul canale, ma di questo parleremo più in avanti. Post workout siamo rientrati a casa, mi sono docciato e sono pronto per mangiare, mi faccio un panino. Guardate un po' cosa ho trovato, questa è viande de grison. Grison non so esattamente che animale sia, però come nome mi dà l'impressione di essere un bestione, e infatti quando andiamo a vedere anche i valori
nutrizionali sono abbastanza incredibili. Per 100 grammi ci sono solo 5 grammi di grassi e ben 41 grammi di proteine, che è assolutamente incredibile. La brezzavola penso che ne abbia sui 30, un po' di più. Questo ha 41 grammi di proteine per 100 grammi. Assurdo, deve essere un bestione. E poi accanto ci vado a mettere questo formaggio, che è una sorta di brie che ho trovato, e questo sarebbe un formaggio fit, leggero, come vedete, solamente 11% di massa grassa. E infatti anche qua i valori non sono niente mali. Proteine 22 grammi per 100 grammi, quindi mi farò un panino mettendo insieme questi due. E poi per un po' di micronutrienti ci abbiamo qua una bowl di ananas. E questo è proprio il mio tipo di dieta flessibile, quindi come avete visto stamattina yogurt, un po' di cereali, adesso mi mangerò sì un affettato, non è il massimo, ma sì, magari a giorni alterni ne consumo tra i 50 e i 100 grammi. Formaggio, finché è fit, mi va bene, ma anche di quello provo a non mangiarne troppo, ma in un pasto non ci sono problemi. E poi provo sempre a mangiare un po' di frutta o verdura per accompagnare con un po' di micronutrienti. E poi, pezzo importante, mi sa che è giunta l'ora per noi di riprendere ad integrare con la creatina, che avevo lasciato tipo almeno 2 mesi e mezzo fa, praticamente da quando avevano chiuso le palestre a Barcellona, che non la prendo. Mi prendo 5 grammi di questo insieme al pasto post workout, e la creatina potete decidere voi quando la volete prendere, praticamente funzionando a saturazione non è importantissimo, però si vede che se è possibile, per migliorarne l'assorbimento, 5 grammi con un pasto, ancora meglio se è il pasto post workout ogni singolo giorno, e stiamo a posto. Allora, rivedendo le clip di oggi del mio fisico e paragonandole con quelle appunto di dicembre, vero che la luce era diversa, però secondo me ancora di più, quindi si nota questa differenza, che con luce naturale avevo il six pack, avevo delle vene di fuori, mentre anche adesso che ho fatto il physique update con una luce ottima, come vedete sono ancora abbastanza, devo dire sinceramente, grasso rispetto all'ultima condizione. Quello che spero io è che in termini di volume muscolare, proprio come abbiamo parlato grazie alla memoria muscolare, nel prossimo mese, se riesco a rimanere costante, dovrei riuscire a rimettere tutto sopra. Infatti anche col physique update non mi sembra di aver perso così tanta massa muscolare, un po' di volume, sono un po' più fiacco, ma quello lo recupero. Mentre proprio la grossa differenza secondo me sta proprio in termini di quanta percentuale di massa grassa avevo, che magari in passato stavo più potenzialmente vicino al 10%, magari un 11-12%, diciamo tra il 10 e il 12%, mentre adesso sto decisamente più sul 14-15%. Ma penso appunto di riuscire ad attuare questa ricomposizione corporea, magari in uno dei prossimi video, se volete, vi posso portare un full day of eating anche col breakdown calorico e di macronutrienti e farvi vedere come mangio e quanto mangio. Spero che sia stato interessante questo video, ti chiedo di lasciarmi un like e ti voglio solamente ringraziare se sei arrivato a questo punto, siamo in pochi, tu sei veramente uno dei veri supporter, quindi ti apprezzo tantissimo per essere arrivato fino a qua, grazie che non mi hai mollato, grazie che non hai mollato tutto nonostante la chiusura delle palestre, veramente non potrei chiedere di meglio. E quindi sì, grazie di cuore, lasciaci un like, lasciami un commento se ti va, noi ci vediamo nel prossimo video.